Buongiorno amici di Diletti Viaggi, oggi ci troviamo a Minturno, un piccolo paesino in provincia di Latina, nel Lazio. Originariamente chiamato Traietto, nasconde, dentro ogni vicolo e dietro ogni angolo, culture e tradizioni che tutt'oggi vengono tramandate ai giovani locali e che insieme scopriremo, per cui andiamo! Fatto costruire tra l'VIII e il IX secolo dal vescovo Leone, il castello baronale appartenne alla donna più bella d'Italia, Giulia Gonzaga, duchessa di Traetto e di Fondi. Inizialmente presentava una torre alta ben 60 metri, la quale però fu distrutta nell'Ottocento da un fulmine. Inoltre, la seconda domenica di luglio, durante la Sagra delle Regne, l'intera struttura viene simbolicamente incendiata con fuochi d'artificio, che offrono uno spettacolo di indubbia bellezza. Till you discover it is within each other to forgive and make amends. Siamo sulla sommità del Monte d'Oro, il punto più alto di Scauri, e questa che vedete alle mie spalle è la cosiddetta torretta, che altro non è che una torre saracena, ovvero una torre di avvistamento. E inoltre è proprio da qui, da questo punto, che si può godere di un'ottima vista. La Baia dei Sassolini, più comunemente nota come Spiaggia dei Sassolini, è un'insenatura naturale bagnata da un mare trasparente. È nota al cinema per numerosi film che sono stati girati proprio su questa spiaggia, come ad esempio Per grazia ricevuta di Nino Manfredi e Il Conte di Montecristo con Gérard Depardieu e Ornella Muti. Il lungomare di Scauri è uno dei posti più vivi della città di Minturno. Di mattina è super affollato di persone che vogliono concedersi una giornata di relax al mare, mentre di sera di persone che vogliono passeggiare tranquillamente e trascorrere il proprio tempo all'interno di bar, gelaterie o cornetterie. Minturnese Doc, Filippo, puoi dirci cosa può fare un giovane qui a Minturno? Allora, sicuramente il lungomare di Scauri è l'ambiente perfetto per il giovane ragazzo minturnese. Offre nel suo piccolo varie e svariate possibilità, tra cui sicuramente tutti i vari eventi che vengono organizzati, come i vari aperitivi nei vari liti, il Wimpy, il Wave. Conosci qualche tradizione di Minturno? Sì, sicuramente tutte le varie feste che vengono organizzate in questo periodo, sicuramente le più importanti sono la Sagra delle Regne, dove tutti i vari gruppi folcloristici, tra cui i più famosi le tradizioni, i giullari, le tre torri, si esibiscono e ricordano le varie e le vecchie usanze delle nostre popolazioni, dei nostri avi. Ci sai dire qualche detto in dialetto? Detto? Vabbè, il più famoso sicuramente è Traetto pane in petto. Cioè? Non lo so. Siamo con il signor Antonio. Signor Antonio, ci sapete descrivere com'era prima Minturno? Ma no, Minturno era pieno di pescatori, era pieno di gente, di centinaia di cristiani. C'è stavano vicolo dove abito io, no? C'è stavano pieno di botteghe, artigianati, cantine, chi vendeva la caramella, chi le roccelle, chi le fico secche, campavano tutti. Siamo con il presidente dell'associazione folclorica Le Tradizioni, Gianni, giusto? Sì. Gianni, puoi descriverci un po' queste tradizioni che poi tra l'altro si tramandano
da parecchi anni. Da generazione a generazione, i gruppi nascono comunque nel contesto della manifestazione più importante che è a Minturno, cioè la Sagra delle Regne, tutto ruota intorno a questa grandissima manifestazione che si svolge a Minturno da più di 150 anni. 63 è la continuità della manifestazione perché è interrotta da vari eventi nazionali e internazionali, cioè la guerra, la cosa, per cui oggi la continuità delle 63 rappresenta tutta la cultura contadina del popolo minturnese. Waking up, taking chances tonight. I'm opening my eyes and I'm feeling alive. Siamo al ristorante Morea con la chef Maria. Maria, vuoi dirci dove è situato questo ristorante precisamente? Allora, siamo a Scauri in via Montedoro. Vedo che qui ci hai preparato due piatti, un antipasto e un primo. Puoi descriverceli un attimo brevemente? Ok, il primo è un antipasto di fettuccine di seppia con del sedano di Sperlonga e delle olive di Gaeta. È un antipasto molto fresco, pratico e veloce. Mentre il primo? Il primo è una calamarata con una vellutata di melanzane, cozze e con pomodorini confit. Le cozze sono coltivate qui in zona. E pescate, cotte e mangiate. Mangiate, esatto. Perfetto, vogliamo invitare Maria tutte le persone a venire a visitare il Morea, a cenare qui e a godersi una serata in tranquillità? Noi li aspettiamo tutti con i nostri piatti e vi godete la serata. Anche oggi abbiamo ripercorso anni e anni di storia, culture e tradizioni di questo splendido paesino, Minturno, un luogo in cui passato e presente si fondono perfettamente, rendendolo affascinante agli occhi del turista. È giunto però il momento di salutarci, voi però mi raccomando, continuate a seguirci su Instagram DLT Viaggi, sulla nostra pagina Facebook DLT Viaggi e soprattutto sul nostro canale YouTube DLT Viaggi. Per oggi, ma solo per oggi è tutto. Un bacione dalla vostra Mariarca e da Minturno. Open my eyes and I'm feeling...